Oggi la giunta che ho l'onore di guidare compie un anno, il governo della regione Lombardia. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo abbassato la pressione fiscale, abbiamo dato 5 miliardi al mondo delle imprese a sostegno del lavoro, quasi 1 miliardo per le nuove infrastrutture, i nuovi treni, le nuove strade. Sono molto soddisfatto, ma voglio che siano gli stakeholders della regione, le parti sociali, le imprese, il sindacato, i cittadini a dire che cosa pensano. E per questo ho organizzato per venerdì prossimo un grande confronto su ciò che abbiamo fatto. Ogni assessore si confronterà sulle cose fatte per capire, per sentire se il giudizio che viene dato dalla regione a ciò che noi abbiamo fatto è positivo, come io penso che sia. Sono molto soddisfatto di questo, ma voglio sentire l'opinione di tutti quelli su cui ricadono le iniziative che abbiamo preso. Ciò che viene riguarda le imposte viene dal Parlamento. Noi abbiamo cominciato a ridurre le nostre. È chiaro che il residuo fiscale che ha la Regione Lombardia, 57 miliardi di euro ogni anno, se il Parlamento me le lasciasse, io devo continuare in questa direzione, a chiedere al Parlamento, a invitare il governo, cosa che farò incontrando Renzi questa settimana. Ma le decisioni, purtroppo il sistema fiscale italiano è fatto così. Ecco, a proposito di incontro con Renzi, lei ha detto porterò un mio piano sulla spending review che permetterebbe consistenti risparmi, ben più consistenti di quelli previsti attualmente. Sì, non c'è bisogno di scienziati come Cottarelli per inventarsi chissà che cosa, basterebbe prendere come modello la Regione Lombardia. Se tutte le regioni italiane facessero quello che fa la Regione Lombardia come spesa pubblica nella sanità, il numero di dipendenti, la spesa in generale, si avrebbe un risparmio di oltre 20 miliardi di euro. Questa è la spending review, prendere la Lombardia come modello, questo dirò a Renzi quando lo incontro in settimana, siamo disposti a spiegare a tutti come facciamo. Ma la strada è semplice, se si fa come si fa in Regione Lombardia si risparmiano un sacco di soldi con beneficio per tutti. È solo questione di volontà politica. La Lombardia ha 3.000 dipendenti con 10 milioni di abitanti, altre regioni come la Sicilia con metà degli abitanti ce n'hanno il triplo o il quadruplo o 5 volte tanto. Perché i servizi funzionano meglio là? No, è uno sfruttamento che viene fatto della regione e dei contribuenti che io non intendo più sopportare perché non è giusto. Grillo parlerà di temi che sostanzialmente sono simili a quelli della Lega. No, anzi, mi sembra che sostenga che la Lega ha ragione. Dopodiché noi le diciamo queste cose da sempre, lui arriva adesso in modo confuso e un po' pretestuoso, quindi mi fa piacere che dica che la Lega ha ragione e sono convinto che poi i cittadini sceglieranno l'originale e non la brutta copia. Disponibile a discutere anche di una razionalizzazione delle regioni? Sì, noi siamo per la riforma complessiva delle regioni, verso le macro regioni, superiamo il livello attuale, i confini attuali delle regioni. Ci sono regioni come la Lombardia che sono grandi come uno Stato in Europa, ci sono regioni che sono un quartiere di Milano, ha ancora senso questo? No, è il momento di fare le grandi riforme. Ebbene, due direzioni, primo superare i confini attuali creando le macro regioni, secondo lasciare sul territorio il gettito delle tasse pagato, come avviene nello statuto come previsto dallo statuto della Regione Sicilia, cioè verso il 75%. Avrà il coraggio Renzi di mettere mano davvero alle riforme? Questa è una riforma seria, è l'unica riforma seria. Se no vuol dire che sono ancora cialtronate quelle che dice. Io mi auguro che sia convinto di seguire questa strada, è la strada che gli proporrò io. Se farà così, bene, avremo fatto la rivoluzione, se no sarà peggio del peggio della Prima Repubblica.